Cucciolotti, buongiorno, buonasera, buonanotte, non so che ora guardate questo video. Sì, sono sempre io, non mi hanno rubato il canale, sono stato semplicemente 10 giorni al mare, forse qualcosa di più. Tornato dalle vacanze mi sono trovato con dei pacchi che avevo lasciato qui prepartenza, dei pacchi che mi sono arrivati mentre stavo al mare e dei capelli imbarazzanti, quindi se conoscete dei parrucchieri fatemi sapere perché sono tutti in vacanza anche loro. Cioè, ma possono andare in vacanza i parrucchieri? Mo' che ho bisogno io. Prima di iniziare vi ricordo di mettere like, seguirmi su Instagram e iscrivervi al canale perché è importantissimo. Vi voglio bene, un bacetto. Adesso non so bene come organizzerò le cose, però quando uscirà questo video sarà uscito sicuramente un video relativo alla vacanza, che cosa mi sono portato, cosa c'era nella mia valigia. E come dicevo, non so se prima o dopo questo video comunque uscirà il vlog della vacanza, che è il mio primo vero vlog e le promesse sono belle, quindi speriamo che il video esca bene e poi vi piaccia. Fatemelo sapere poi quando uscirà. Allora, in totale abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezzi, non dovrei dimenticare nulla, ma nel caso li aggiungeremo strada facendo. Questo sarà un video unboxing sia di quello che mi è arrivato prima e dopo la partenza, ma anche quello che ho coppato durante lo Sneakers Day e lo Yeezy Day. Partiamo subito con una scarpa che mi è stata richiesta molto, tutti volevano questo video, tutti. Due. Tra cose da fare prepartenza e poi sono partito, non ho avuto modo di registrarlo, filmarlo, editarlo, fare tutte le cose che fanno gli youtuber. Quindi ve la mostro adesso, un paio di Jordan 1. Come sapete sono fan della Jordan 1 Low con la silhouette OG. Quest'anno stanno uscendo veramente tantissimi colori, ho preso praticamente tutti. Qui dentro non abbiamo un bel nulla, perché queste scarpe le ho già messe, anzi le ho sverginate in vacanza. Sono qui, si sta parlando delle Jordan 1 Powder Blue, una scarpa che a livello di silhouette, come già detto, mi piace molto. La colorazione azzurra mi mancava in collezione, quindi ho dovuto prenderla. Complessivamente a livello di qualità è buona, nulla di eccezionale se la paragoniamo, non lo so, alle, stavo per dire Shattered, ma Starfish o comunque le Neutral Grey. Non male, non male. Avrei preferito la linguetta qui bianca per metterci dei lacci bianchi e renderla un po' più luminosa, ma nel complesso è una scarpa che veramente mi piace, si sta già resellicchiando, quindi se vi piace prendetela, perché questa qui salirà fino a quando potrò, non il mondo. Adesso che abbiamo sistemato Davide, tra l'altro mio omonimo, niente, proseguiamo. Saluto Davide. E adesso passiamo a un'altra scarpa, che questa qui la volevo da tantissimo, infatti quando mi è arrivata io stavo al mare, non vedevo l'ora di tornare, anzi ho prenotato prima il ritorno perché volevo indossarla. Dove l'ho messa? Qua l'ho messa, la prendiamo subito. È un paio di New Balance che... per chi è nei miei amici stretti di Instagram, ma anche chi no, perché ieri sera ho pubblicato una foto dove le indossavo, avrà già visto, quindi seguitemi su Instagram se volete le anteprime gratuite. State pronti. Oh, le New Balance 2002R Protection Pack. Mamma mia, quanto siete sexy. Questa qui è una delle tre colorazioni OG, secondo me in assoluto tra quelle uscite la più bella, ma anche quella nera mi stuzzichicchia, e quella arancione che sto pensando di prendere in realtà. Questa colorazione in particolare è sui toni del grigio e la particolarità sono proprio questi pezzettoni in suede, tipo ritagliato e cucito sopra, tanto morbidissimo, ci dormirei. Variano dalla versione appunto quella normale, qualitativamente sta sopra tutte quelle che sono le release di Dunk, di Jordan, veramente pazzesca. Comodità molto comoda, l'ho messa praticamente sempre da quando sono arrivato, due giorni di fila che la indosso. Un altro dettaglio di questa scarpa è che ha già un effetto usurato di base, che troviamo sia qui sulla midsole che sulla suola. Sì, l'ho indossata, ma praticamente quando era arrivata era già così, aveva già questo effetto calpestato. Questa l'ho presa su Vinted da un ragazzo affidabile in questo caso. Se vi siete persi il video della mia truffa su Vinted ve lo lascio qui, e colgo l'occasione anche per sponsorizzare il mio Vinted, stia fermo lei, dove sto vendendo anche scarpe della mia collezione personale che non vendo più, quindi dategli un'occhiata, sta qui sotto in descrizione. 400 pappagalli, tanti, però la volevo e quindi
l'ho dovuta prendere. Quanto sono belle! Mamma mia, da quanto stiamo registrando? 11 minuti, 11 minuti! Allora, diciamo che adesso facciamo un'altra scarpetta, poi un intermezzo con un pezzo di abbigliamento e proseguiamo con il resto. Altra scarpetta, altra Nike, altro paio di Nike Dunk Low. Questa colorazione, che non ricordo come si chiama, White Black Summit White, non credo che abbia una colorazione particolare. E nulla, è una Dunk tutta di pelle, con parti di pelle bianca, questa e questa qui sulla punta, mentre le altre sono in un colorino panna. Per quanto riguarda il baffo, il dettaglio qui dietro del ricamo e i lacci sono neri, quindi è una colorazione molto versatile, e anche oggi l'abbiamo detto. Sta mettendo a fuoco? Credo di sì. Colorazione molto versatile, l'ho presa in realtà per vedermela al piede, dico la verità, mi piace, ma per il discorso che molte scarpe che ho non le sto mettendo, questa qui credo che avrebbe fatto un pochettino la stessa fine, ce l'avrei messa qualche volta giusto per sfizio, quindi anche questa qua la trovate sul mio Vinted. Adesso piccola pausina, Laura pausina, prendiamo un pezzo di abbigliamento che ho preso a Milano da D-Mag, che è un outlet delle grandi firme. In realtà sono finito dentro quel negozio per caso, stavo cercando un costume. Poi alla fine ho trovato questo pantalone, molto bello, non ho potuto non prenderlo. Questo è un pantalone completamente nero, di nylon, di Eccold Wall. Diciamo che visto così non sembra un granché, però indossato fa veramente una figura pazzesca. Ha un fit veramente bellissimo. Cuciture non ne ha, cioè ne ha, ma una zona è termosaldato. Qualità del pantalone non ve lo sto a dire, veramente pazzesca. Ha il dettaglino qui metallizzato, non so se si vede, però c'è il loghettino Eccold Wall. Diciamo che è una sorta di pantalone cargo, una versione un po' più elegante. Questo pantalone probabilmente non lo metterò fino a ottobre, che oltre ad essere lungo comunque il nylon non è traspirantissimo e quindi adesso fa troppo caldo. L'ho pagato, se non sbaglio, 250 euro, costava intorno ai 500 qualche cosa, e nulla, l'ho provato, mi piaceva e l'ho comprato. Adesso è arrivato il momento di farvi vedere quello che ho comprato, quello che sono riuscito ad acquistare durante lo Yeezy Day e il Nike Day, lo Sneakers Day, vabbè dai, non formalizziamoci. Partiamo da quello che è lo Yeezy Day. L'unica cosa che purtroppo sono riuscito a prendere è questo paio di Yeezy 350, la colorazione Core Black Red, una delle OG, siamo tornati nel 2016. Non mi dilungo troppo su questa scarpa, anche perché le Yeezy 350 sono delle scarpe che personalmente sono orribili. L'ho presa puramente per rivenderla, chissà se qualcuno la vorrà, chissà se qualcuno ancora cerca le Yeezy 350. E ci sono rimasto male perché durante gli Yeezy Day c'erano tante scarpe che avrei voluto, avrei tenuto magari in collezione, delle Foam Runner o magari un altro paio di slide o delle 700 V3, non mi ricordo la colorazione, però vi lascio qui la foto, che secondo me sono veramente pulite, clean. Però ci siamo dovuti accontentare di sta cosa, eh. Trovate anche questo sul mio Vinted, ciao. Mentre per quanto riguarda Sneakers Day, diciamo che la situazione è stata un attimino più succosa, perché sono riuscito ad accaparrarmi questo paio di Jordan 4, come vedrete dal box, in numerazione donna, perché questa non l'ho lasciata come le altre? Ok, stia fermo lei. Si sta parlando chiaramente delle Jordan 4 Canyon Purple. Jordan 4 Canyon Purple, come vi dicevo prima. Vi dico, la situazione tanto male non è. Questa è una scarpa che viene rilasciata appunto in taglia da donna. Questo qua è un 45, quindi un 12,5 US, che ancora non ho provato, ma non vedevo l'ora di mettermi al piede per vedere un attimino come stava. Molto probabilmente questa scarpa verrà rivenduta, perché è difficile, è oggettivamente difficile. Non so se la metterei, la sfrutterei al massimo, quindi preferisco darla a qualcuno che la vuole realmente. Scarpa completamente in un suede a pelo lungo viola. Devo dire che la qualità è la classica di Nike, perché già qui sulla punta il lavoro non è stato fatto, si vede? Tutti i dettagli sulla midsole e questi passanti dei lacci sono in questo verde acido, che non lo so, non mi piace tanto l'accostamento con il viola. Altri dettagli invece, come l'interno della linguetta e il Jumpman
qui su, sempre sulla linguetta, sono arancioni. L'arancione col viola stanno molto bene, però questa scarpa qui forse l'avrei resa un pochettino più pulita togliendo questi colori inutili. Arriva anche con un laccio di scorta nero, forse sta meglio il viola, dipende sempre dai gusti quello. La cosa figa di questa scarpa non è la scarpa in sé, ma come è stata rilasciata. In realtà questo metodo l'abbiamo già visto su dei precedenti Sneakers Day. Praticamente c'era questa immagine, che vi lascerò qui, dove dovevi andare a scratchare, quindi a fare questo movimento col dito, e quindi dopo l'animazione si rivelavano queste Jordan 4 che diventavano finalmente acquistabili. Registrando da 22 minuti, ce la faremo a stare sotto i 25? Chi lo sa, non credo. Poco dopo lo Sneakers Day è uscita questa scarpa qui, che secondo me, anche questa qui, release da donna. Le donne stanno spaccando quest'anno, brave donne. C'è l'altra, non c'entrate nulla, è Nike che fa le cose. Comunque un saluto a tutte le cucciole, un bacetto. Paio di Jordan 1, da donna appunto, con una carta interna più tamarra di, non lo so, un Maranza Gallipoli. Un saluto a tutti i Maranza, no, non vi saluto. Apriamo la scatola e andiamo a scoprire il Jordan 1 High Denim. Oltre alla tomaia in denim, che non si vede spesso su delle scarpe, troviamo anche qui questi dettagli. Su una scarpa il Jumpman e sull'altra Jordan. Devo dire, io li toglierei, anche fosse una cucciola li toglierei. Hang tag in jeans con Nike Air rosso, che va a riprendere appunto il secondo paio di lacci rosso, che non metterei personalmente, lasciare questo qui bianco che è molto pulito. Questa è una scarpa che in alcune taglie è ancora disponibile al momento in cui sto registrando questo video, e queste qui le consiglio veramente tanto alle cucciole, che me le immagino già con un pantalone bianco che cade largo, sfilacciato in fondo, un toppettino. Wow, ma che sono Urban Outfitters, beh. Fa caldo, oggettivamente caldo anche qui al nord. E questa qui, un paio di Nike, un modello nuovo in realtà. Questa è la scarpa che ho da più tempo, e visto che già stava qui da tanto, non aveva senso farla vedere subito, ma poteva aspettare alla fine del video, ed eccoci qua. Sono le Nike Spark Flyknit. Eccole qui. Questa è una scarpa che ho preso da Sneakers una settimana prima di partire, credo. Mi è piaciuta subito la silhouette di questa scarpa, ve la faccio vedere un attimino più da vicino. Mette a fuoco, sì. Veramente una silhouette particolare, nuova come vi dicevo. È uscita in questa colorazione e un'altra, credo, se non due altre. Questa la considero la OG. Molto comoda, l'ho provata, non l'ho ancora indossata. Quando mi è arrivata, per curiosità, ho guardato su StockX e si resellava. Questa scarpa running si sta resellando. Non vorrei che facesse però la stessa fine che hanno fatto le React Element 87. Quando le presi io a retail, tra l'altro, da One Block Down, salutiamo One Block Down, i prezzi di resell stavano intorno ai 300 euro. E adesso le trovi ampiamente under retail che era intorno ai 170. Infatti proprio per quel motivo sono tentato di venderle, perché questa sia una scarpa che mi piace molto, particolare, modello nuovo, però la metterei forse poco per quello che costa, perché il prezzo di listino era 190 euro se non sbaglio, 180. Fatemi sapere nei commenti che devo fare con questa Nike Spark. E nulla cucciolotti, siamo arrivati alla fine di questo video lunghissimo. Stiamo registrando esattamente da 28 minuti, chissà quanto durerà il video. Come al solito non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, qui, che animazioni mirabolanti. Iscrivetevi al canale, mettere like a questo video. Ci vediamo al ritorno delle prossime vacanze.